Emiliani, alla quale rinnovo il mio buongiorno. Siamo rimasti molto colpiti, dottoressa, dai dati degli ultimi due giorni della capitale inglese. L'altro ieri fu bruciato il record di contagi dall'inizio della pandemia, un record che è durato appena 24 ore, perché già ieri sono stati contati 88.376 contagiati a fronte di 13 morti solo a Londra. Che aria si respira? Abbiamo alzato il livello 4 nella sanità, e quindi gli ospedali si stanno preparando per l'ondata di pazienti che arriveranno, sospese quindi le cose di routine, stiamo andando con le vaccinazioni, la terza dose. Johnson dice che ce la faremo per la fine dell'anno di vaccinare tutti la terza dose, anche di oltre 18 anni, chiaramente, che noi non vacciniamo la terza dose per ora, ancora non è quella né sotto dai 12 ai 18, e i bambini ancora non abbiamo cominciato. Io sto in mezzo a tutto questo. Perché sto a Londra, dove c'è l'epicentro. Sì. Gli inglesi se ne fregano. Ieri sera il pub vicino alla mia sarge, c'era il Chelsea che giocava, io sto a Chelsea, quindi era assolutamente pieno, non si vedeva un mare di teste, tutti senza mascherini, se ne fregano tutti. C'è un po' di incoscienza che fa parte del costume inglese, o è un'incoscienza secondo lei veicolata anche dalle autorità pubbliche? No. È notizia di questi giorni che probabilmente accusano il governo, oramai è politicizzato. Okay. La cosiddetta destra, i Novax e cose eccetera, stanno tutti per anti-maschere, anti-green pass e tutto il resto dall'altra parte. Gli anziani e i deboli stanno attenti, si mettono la maschera e stanno attenti. Infatti per ora, sì, ci saranno stati pure 13 morti, ma ancora c'è la Delta comunque intorno. Ma quelli per ora, con l'Omicron è morto solo uno che non era vaccinato. Che si sa. Ok. Quindi quando lei ci dice, pieni appunto di contagi, ma sono tutti un banale raffreddore. Lei mi ha colpito molto quando ha detto ci aspettiamo una nuova ondata di ospedalizzazioni, però contemporaneamente adesso ha detto l'Omicron potrebbe comportare una forma influenzale magari un po' più severa, ma non così drammatica dal punto di vista clinico. Cerchiamo di capirci, perché finora avevamo raccontato la Gran Bretagna come un paese che aveva un numero molto elevato di contagi, ma che riusciva a mantenere un equilibrio per quel che riguarda le ospedalizzazioni e il livello di decessi. Questo equilibrio rischia di infrangersi? Hanno paura, non si sa ancora. Hanno paura che comunque è il grande numero. Qui si sta parlando che forse arriveremo a 200-300 mila contagi al giorno, quindi in questi ci saranno dei fragili, ci saranno altri che avranno, quindi vanno a occupare i posti letto. Certo. Nel frattempo c'è una grossa crisi del social services, delle cose degli anziani, quindi i letti non riusciamo a liberarli quando c'è l'anziano. Certo. Diciamo, non riusciamo a spostarli e a dimetterli, per dopodiché, questo sono dei grandi problemi. Dottoressa, lei parla, sono tutti che stanno al massimo due giorni in ospedale. 200.000 contagi al giorno, non voglio immaginare l'effetto che potrebbe provocare con tutti gli obblighi di quarantena. Ma quando mai 200.000 contagi al giorno? È quello che ha detto la dottoressa, che immagino abbia il polso della situazione maggiore di lei, Donato, che si candida a guidare la città di Palermo, che è un po' lontana da Londra. Dottoressa, l'ultima cosa, poi la lascio ai suoi pazienti. Significa che la stragrande maggioranza di questi contagiati però saranno stati vaccinati? Sì, sì. Allora, con la terza dose non abbiamo avuto tanti dati. Colleghi che l'hanno avuta, sì, hanno avuto due giorni veramente di gola, che così un po' di scratching, eccetera. Sì. Un raffreddore, ma nemmeno forte, quelli con la terza dose.
E, insomma, chi se ne importa, i raffreddori ce ne abbiamo avuti quanti, chiunque. Allora, non dà sintomi respiratori. Sì. Allora, questo è interessante. Dottoressa, vai, grazie, la lascio ai suoi pazienti. Intanto, grazie alla regia, noi riusciamo ad avere un quadro di